Bentornato Goodler, bentornata. Siamo nel pieno dell'installazione del sistema operativo ed ora finalmente potrai terminare la tua prima installazione di Windows 7 versione Ultimate. Quali interventi dovrai apportare ora? Dovrai inserire all'interno di questa sezione il nome che sceglierai da dare al tuo computer. Dopodiché potrai cliccare su avanti, scegli un qualsiasi nome che a te piace. Nella schermata che si presenterà subito dopo dovrai inserire una password che ti permetterà di accedere al sistema operativo. Mancando questa password non potrai accedere al sistema operativo a meno di artifici. Digita la stessa password una seconda volta ed eventualmente anche un suggerimento che ti comparirà nel caso in cui tu dimenticassi la password. Sappi comunque che la password la potrai inserire anche successivamente. Ora clicca su avanti. Subito dopo dovrai inserire il seriale della tua copia di Windows, detto anche Product Key. Il seriale lo inserirai in questo campo. Potrai anche decidere se, cliccando su questo segno di spunta, attivare automaticamente il sistema operativo non appena è possibile una connessione ad internet. Questa opzione la potrai anche attivare manualmente al termine dell'installazione. Clicca successivamente su avanti. Il numero di serie lo trovi o sulla custodia del disco DVD che hai acquistato, quindi all'interno della scatola, oppure sul PC stesso, o nel caso di un dispositivo portatile tipo notebook lo trovi nel suo retro. Ora clicca su avanti per proseguire. Dopo questa schermata sarà il turno della scelta della configurazione del sistema operativo. Avrai a disposizione tre opzioni per la scelta degli aggiornamenti del sistema stesso. Una prima opzione, quella consigliata, ti permetterà di installare, dopo il tuo consenso e la scelta, ti permetterà, dicevo, di installare tutti gli aggiornamenti disponibili forniti dalla Microsoft. Questo è un pulsante che dovrai cliccare per l'aggiornamento. Oppure potrai scegliere di installare, cliccando su questo pulsante, soltanto gli aggiornamenti importanti, oppure cliccando su quest'altro pulsante rimandare a dopo la scelta dell'installazione. Direi di usare le impostazioni consigliate, quindi comunque clicca su uno dei tre pulsanti per proseguire nell'installazione. A questo punto dovrai controllare le impostazioni del parametro del fuso orario, data e ora. Potrai cliccare, se non è evidenziata la nazione dove ti trovi, e verifica la corrispondenza di data ed ora se non è presente. Mantieni anche selezionato il passaggio all'ora legale in modo che avvenga automaticamente, dopodiché clicca su avanti. Hai quasi terminato, attendi la finalizzazione delle impostazioni in corso per qualche secondo. Successivamente avrai in visione la preparazione del tuo primo desktop ed infine hai terminato l'installazione del tuo sistema operativo. In questa fase potrai decidere il nome da dare al tuo computer. Nella zona centrale scrivi il nome che vuoi dare al computer, dopodiché clicca su avanti. Qui puoi digitare una password per accedere a Windows, digita una password data e scelta, digitala di nuovo ed infine magari anche un suggerimento nel caso in cui te la dimenticassi. Clicca su avanti. In questa schermata potrai deselezionare o lasciar selezionato il segno di spunta che ti permetterà di attivare Windows non appena si realizza una connessione ad internet. In questo momento la cosa più importante è inserire il product key, ossia
una stringa alfanumerica di 25 caratteri che leggerai verosimilmente sulla scatola che contiene il DVD del sistema operativo e qui la digiderai in sequenza. Clicca su Avanti per proseguire nell'installazione del sistema operativo. Ora clicca sul pulsante Usa impostazioni consigliate per gli aggiornamenti, oppure potrai cliccare su Installa gli aggiornamenti importanti, oppure scegliere questa opzione in seguito dopo l'installazione. In questa schermata assicurati che sia selezionato il passaggio all'ora legale e l'ora di riferimento dell'Italia. Dopodiché potrai scegliere anche impostazioni di ora e data e clicca su Avanti. Reggiti forte, perché questo è stato il tuo ultimo intervento. Da qui a pochi secondi, infatti, Windows 7 si presenterà di fronte a te. Dopo aver terminato la fase della finalizzazione delle impostazioni, inizierà l'ultima fase, che è quella della preparazione del desktop, al termine del quale si mostrerà a te Windows 7 nel suo pieno splendore. Complimenti, Guder, hai terminato la tua prima installazione. Semplice, no? Sembra? Beh, in effetti è proprio così. Con pochissime installazioni potrai elevarti ad esperto o ad esperta nella formattazione, partizionamento ed installazione di un sistema operativo Windows. Bravissimo o bravissima, ora dovrai sentirti orgoglioso o orgogliosa. Devo darti alcune note. Se il tuo computer è dotato di un dispositivo wireless, durante la fase di installazione verranno cercate e rilevate eventuali reti wireless della zona. Potrai acconsentire o ignorare il rilevamento ed eventuali connessioni di rete senza fili. Io ad esempio eseguo questa procedura al termine dell'installazione. Altra nota è da dirti che la presente installazione è stata eseguita sfruttando una macchina virtuale, il cui funzionamento lo prenderai proseguendo il percorso, quindi che significa che potresti verificare leggerissime differenze durante la tua installazione, ma non ti preoccupare, non saranno significative al punto di bloccarti nell'installazione stessa. Bene, Guder, nelle prossime lezioni diventerai un orologiaio, perché eseguirai alcuni interventi microscopici di impostazioni che tenderanno a migliorare le prestazioni del sistema operativo disattivando alcune impostazioni che serviranno a meno e degradando ciò che è impostato ad alti livelli o peggio ancora estremizzato per l'aspetto grafico. Noi degraderemo queste prestazioni per migliorare la velocità del sistema operativo. Ora un forte saluto, ciao, a presto da Carlo e dalla prossima!